Sul tema dell'istituzione del quarto policlinico universitario si registra l'intervento della Presidente della Sesta Commissione Sanità, Matilde Falcone, che richiama l'attenzione sui requisiti della provincia nissena. La Sesta Commissione Sanità ha avallato la proposta che io ho portato in conferenza dei sindaci di coinvolgere tutti e 22 i comuni della nostra provincia nell'approvazione del documento dell'atto di indirizzo che è stato approvato l'altra sera in consiglio all'unanimità. Noi pensiamo che il Policlinico sia un'occasione troppo importante e che la città di Caltanissetta non può perdere, ma non solo la città di Caltanissetta, non la può perdere tutta la provincia, ma anche il bacino centro-meridionale. Bisogna animare un dibattito nell'ambito della provincia e nell'ambito dei consigli comunali e rendere edotti e partecipi quelli che sono i consiglieri comunali dei 22 comuni che sono e che siamo naturalmente, diciamo, i politici che sono stati eletti dal popolo e quindi dobbiamo essere pronti e organizzati anche dal punto di vista territoriale a condurre una vera e propria battaglia che ci porti a non perdere battaglia, naturalmente tra virgolette, dal punto di vista politico, mi sembra chiaro. Che ci porti a non perdere questa occasione che è così importante. Adesso con il Presidente del Consiglio si stanno contattando anche gli altri consigli comunali della provincia di Agrigento, perché anche la provincia di Agrigento può avere un notevole impatto anche economico, perché un policlinico è importante non solo e soltanto per la cura della persona e quindi per la sanità, ma anche un notevole, come dire, riscontro per quanto riguarda lo sviluppo economico, anche l'indotto e la ricerca anche dal punto di vista universitario. Di coinvolgere gli altri consigli comunali anche dei paesi vicinori della provincia di Enna, perché magari ci sono comuni come Barrafranca, Pietra Persia che sono molto vicini a Caltanissetta, che potrebbero anche essere più interessati ad un policlinico nella nostra città, anche perché non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo un ospedale DEA di secondo livello, che per carità va migliorato per molti aspetti, va incrementato anche di altri reparti, ma che chiaramente è un requisito necessario insieme alla facoltà di medicina e insieme al CECPAS, così come abbiamo scritto nel documento, per l'istituzione del policlinico centro meridionale qui nella nostra città. Non possiamo nemmeno prescindere dal lavoro importante che sta facendo il Consorzio per l'Università, con l'istituzione anche di nuovi corsi di laurea anche per quanto riguarda le professioni sanitarie. 20 anni fa l'Università di Enna ha avuto, anche per compattezza, lo dobbiamo riconoscere, il riconoscimento dell'Ateneo, mentre si discuteva con Caltanissetta e Agrigento. Enna, la classe politica di Enna ha fatto quadrato, noi non siamo riusciti a fare quadrato, ma adesso loro avranno l'Ateneo e ora è giusto che il Policlinico venga istituito a Caltanissetta.